Assessore regionale Cosimo Borraccino, ovviamente non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Ci troviamo oggi qui al Tribunale di Taranto per ricevere delle risposte giustizia in relazione alle violazioni che sono state commesse per l'assunzione del personale. Quindi non sono stati rispettati quegli accordi che erano stati presi nel settembre del 2018. Che cosa ci aspettiamo oggi? Io penso che quando c'è un tema come questo, quando ci sono i diritti dei lavoratori, soprattutto su una vertenza complicata, complessa come quella dell'ex Ilva, oramai bisogna dire Mittal, le istituzioni non possono che essere presenti a fianco non solo dei lavoratori ma di un'intera cittadinanza, di un popolo. E allora la presenza come assessore allo sviluppo economico, insieme a quella del presidente Emiliano che arriverà qui tra qualche minuto, sono proprio a testimoniare la vicinanza ai lavoratori, il capire i criteri di assegnazione dei lavoratori in cassa integrazione e quindi nell'amministrazione straordinaria a cosa è dovuto, il perché di questa vicenda. E quindi su questo tema noi non faremo mancare la nostra vicinanza ai lavoratori, anche con azioni oltre che di vicinanza come quelle, di testimonianza come quella di oggi. Lo abbiamo anche annunciato durante un'assemblea molto partecipata domenica scorsa a Taranto, al Palazzo della Provincia, con delle misure importanti di sostegno al reddito, perché questi lavoratori vanno sostenuti attraverso dei corsi di riqualificazione professionali che prevedono un'indennità oraria, ma anche attraverso un progetto che stiamo portando avanti di lavoro di pubblica utilità, che metterà sicuramente nelle condizioni questi lavoratori di poter integrare un reddito che in alcuni casi, e per questo chiediamo anche approfondimento, e bene ha fatto l'organizzazione sindacale a presentare questo ricorso avanti al Tribunale che si discute oggi, per capire quali sono i criteri, perché ci sono persone monoreddito, addirittura con figli portatori di handicap, con gravi disabilità, che sono stati inseriti in questa legge. Ovviamente nulla nei confronti dell'azienda, ma se nessuna posizione preconcetta, ma noi vorremmo instaurare delle corrette relazioni non soltanto sindacali, che attiene alle organizzazioni sindacali, ma anche dal punto di vista politico, perché si deve capire che su Taranto non si può venire come al solito, come si è fatto per 20 anni, a colonizzare questa comunità. Assessore, uno sviluppo economico non può prescindere dalla sicurezza. Di pochi giorni anche è successo, insomma, recentemente il verificarsi di ulteriori incidenti sul lavoro all'interno dello stabilimento. Ecco, voi anche come regione, come intendete provvedere a questa situazione? È un ragionamento ampio e complesso che prevede la presenza all'interno dello stabilimento vero e proprio e delle ditte assegnatarie dell'appalto. Da questo punto di vista, per quanto riguarda il mondo dell'appalto, noi abbiamo già segnalato, e lo faremo con una posizione ufficiale dell'assessorato allo sviluppo economico nelle prossime ore, proprio per chiedere, rispetto al costo medio orario dei lavoratori, di inserire l'adeguata parte che riguarda la prevenzione sul lavoro, la sicurezza. Perché? Perché questo tema ci mette nelle condizioni di paghe orarie che, se le aziende dovessero rispettare, le aziende appaltatrici, parliamo delle aziende della provincia di Taranto, dell'appalto tarantino, se dovessero rispettare questi orari, saremmo nelle condizioni di non poter garantire il minimo di sicurezza sui luoghi del lavoro, che è un altro aspetto importante, oltre a quello più di emergenza, che è rappresentato dal tema ambientale. Quindi ambiente, quindi sicurezza, ma anche criteri certi rispetto alla designazione di questi lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione. Spostiamo un attimo la situazione su un piano nazionale, concludendo. È stata violata anche una sentenza della Corte Europea dei Diritti sull'uomo. Quindi cosa vi aspettate dal governo per l'attuazione di questa sentenza? Ci aspettiamo che faccia il governo del cambiamento, ci aspettiamo che rappresenti davvero il governo del cambiamento, ci aspettiamo che, oltre alle parole dette, agli slogan detti in campagna elettorale, ci può anche stare, adesso dopo 9 mesi di governo ci siano delle posizioni con la schiena dritta da parte dell'assessorato del Ministero allo Sviluppo Economico e al Lavoro, perché Taranto ha dato troppo, e quindi ci aspettiamo quel rispetto di quella sentenza, che è una sentenza in chiaroscuro, perché riconosce alcuni diritti ma non riconosce l'indennizzo. Ebbene, questa sarebbe l'occasione da parte del governo di intervenire direttamente per indennizzare quelle persone che hanno avuto il riconoscimento delle loro ragioni fondate per quanto riguarda il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo, ma non gli è stato poi riconosciuto invece quello che dovevano dare.